Non siamo a Jurassic Park, ma a Dinosaur Invasion. È la mostra di dinosauri meccanici a grandezza naturale, come il terrificante T-Rex alto 9 metri e lungo 12, o il Velociraptor, reso famoso da Steven Spielberg, e qui approdato a Novoli, nell'area del centro sportivo Paganelli. È una mostra molto completa, perché fa vedere oltre 30 esemplari di dinosauri a dimensione, a grandezza naturale, quindi questo è un fatto assolutamente eccezionale. A Milano è stato un grande successo, abbiamo pensato alla città di Firenze perché è una città molto viva dal punto di vista anche scientifico, perché è una mostra che spiega come è stato possibile ricostruire la figura del dinosauro intera, capire anche i versi che qui sentiamo. Un verso riprodotto grazie al contributo dei paleontologi analizzando le ossa craniche e la conformazione fisiologica di ogni singola specie. Un percorso che si snoda attraverso 17 isole o diorami con apposite scenografie che imitano l'habitat di 65 milioni di anni fa. Un mondo, quello dei dinosauri, dai carnivori agli erbivori, che eccita la fantasia non solo dei più piccoli e che, se non fosse per i fossili, si stenterebbe a credere nella loro esistenza. Dal Mesozoico al Giurassico, al Cretaceo, dove i dinosauri animatronic si muovono qui in una realtà reale e non virtuale, e che sappiamo oggi hanno trovato la loro evoluzione più prossima negli uccelli, e che ci interrogano con la loro estinzione sugli attuali mutamenti climatici. Un tuffo nel passato dalla valenza scientifica che offre un percorso didattico affascinante. E che propone alle scuole, ai ragazzi, agli studenti, programmi di studio e programmi di didattica da fare qui. E proprio qui, tra queste sabbie, come avviene in America Latina quando si trova un osso, è possibile vivere il piacere della grande scoperta. Ecco, i bambini qui a Dinosaur Invasion possono scavare, alla fine del percorso troveranno l'area ludica loro riservata, con la quale possono interagire sotto varie forme. Un'esperienza completa che, come affermava Aristotele, la conoscenza nasce dal gioco.